Allora, vediamo questo esercizio. Questo esercizio non aggiunge nulla a quello che già sapete. C'è l'impedenza, c'è la corrente. Dovete trovare l'espressione trigonometrica, quindi col seno, della tensione, va bene? È più o meno quello che abbiamo fatto. Chiaro? Quindi si parte da, per poter scrivere la VT nella forma che vedete, noto I e noto Z, come sapete, dobbiamo passare attraverso che cosa? Qual è l'equazione o la legge che ci permette di trovare V, V in funzione di I? Qual è la legge? La prima legge di Ohm, va bene. Quindi V è uguale Z per I, va bene? Quindi bisogna usare la seconda. Quindi bisogna fare un per. E se si fa un per, in che espressione vanno messe le grandezze? Quella sotto, non mi ricordo come si chiama. Esponenziale. Quindi vanno messe nella forma esponenziale. Quindi cominciamo da zeta e mettiamo la forma esponenziale. Per mettere la forma esponenziale ci vuole A, E e lo sfasamento, vero? Allora, A si fa col teorema di Pitagora. La radice, Per la seconda più circola va bene? E quindi fa radice di di 34 e rimane tale e quale. ah, si lascia nel O lo calcoli. vabbè, viene tipo 5,83. Però lasciamolo così, va bene? Poi, lo so. Eh? Teta è lo sfasamento per J. Allora, Z come è fatto? Z è fatto così, dove questo qui è un triangolo, dove questo vale 3, questo vale 5. Prof, nella formula Z uguale a C, di sopra era tipo G o era una iera? Sopra C. Scusami, qui? No, 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 la Qui? formula C play, Z Questo? uguale a C e sopra No, A. C, è una E questa. Esponenziale. Condivido. Teta è lo sfasamento per J. J è il numero immaginario dell'asse immaginario. Allora, teta è questo. Questo è la radice di 34. Va bene? Tu puoi fare tutto quello che tu vuoi. Però tu vedrai non ti serve. Perché? Per trovare il teta, cosa devi fare ora? Devi fare con la calcolatrice, devi vedere formula anversa che 3 è uguale a l'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente. Quindi il coseno di teta è uguale a 3 fratto radice di 34, da cui teta è il coseno alla meno 1 di questo. Perché il nostro A è trivio. Eh? A è trivio. Non ho capito. Era di 34. Vi devo riguardare le forme con cui si esprime, l'ho fatto 3.000 volte. Voi non fate esercizi, non vi ricordate mai nulla. Ovviamente perdete spesso il tempo. Se voi fossi in pari ora, anche questi esercizi vi servirebbero per rinforzare. Invece, non essendo in pari, siete costretti a una copiatura passiva. E questo vi porta il compito a affogare. Perché invece di essere attivi qui e dammi una mano e farla anche voi e confermare la vostra preparazione, finite per dover subirla. Guardate il professore la falli per il lapis e poi non vi resta nulla. Dimmi.
Scusa? Va dalla bidella, pidalla. Dalla bidella. Coseno? Sì. Questo? Questo I? Ora vai cosa non intendo? Questo è il triangolo, teorema del seno e coseno del triangolo rettangolo. Cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente, adiacente. Se no il seno è l'angolo opposto, lo potevo fare con il 5. Questo è matematica, non c'entra nulla elettronica. Me l'ha fatta la Giada questo lavoro, no? Riguardate anche questa, vi serve, mi pare. Sulla, sulla dinamica tantissimo. Sulla cinematica avete visto anche per servita, per fare l'articolato. Questa roba vi serve. Matematica, vedete, Giada, dovete pensare, vi serve tantissimo per fare le materie che avete scelto. La matematica serve tantissimo, è tutta matematica anche qui, lo vedete. Cioè qui di concetto di elettronica c'è pochissimo, molto poi è un'operazione matematica. Questa è tutta matematica, cioè, di fatto l'esercizio di sistemi è minimo. Cioè, quando vi ho spiegato questo passaggio, e questo passaggio ho fatto capire che mettere la forma esponenziale vi permette un prodotto alla divisione, io ho finito. Mettere un esponenziale diventa un esercizio matematico. Comunque, una volta arrivati in teta, tu fai così a meno di questo argomento, no? Quindi 3 fratto radice di 34 e viene. E viene 59 gradi. Va bene? A questo punto siamo in grado di mettere la forma esponenziale lo z, vero? Sarà radice di 34 e di 59 j. J sta per... Perché per riportarti poi il simbolo a questa assenza, però è una rappresentazione. Poi a... 59 gradi. Sì, va messo in gradi l'angolo, adesso sempre in gradi, va bene. A questo punto scrivi, ripeti la stessa operazione per la corrente, quindi hai la della corrente è uguale a, già ce l'hai, scusate, quindi è 5 e elevato 12 J, perché c'hai anche il teta, è questo, va bene? Ora lui ve lo riporta in 1000 ampere, quindi aspetta, fermi. Allora, a questo punto possiamo ricavare V, va bene, come Z per I, ed è una semplice operazione matematica di funzioni esponenziali. Quindi qui vi dovete ricordare come si fa la moltiplicazione. Allora, radice di 34 per E 59J per 5 e radice di 12J. Come si fa questo prodotto? Si prende questo, si moltiplica per questo, chiaro? E si trova il risultato, e quindi è 5 per radice di 34 e fa 29 e 15 per E, il J lo riporto, sommo gli esponenti, perché il prodotto è la somma degli esponenti, 71. A questo punto, da questa forma, mi riporto alla forma sinusoidale, che è V di T, uguale a A, che è 29,15, per il seno
di omega t, che è la parte variabile del tempo, più lo sfasamento, che è 71 gradi. E questo è il riportare il tutto nella forma trigonometrica. Allora, è molto meccanico. Qui non c'è da inventarsi nulla, c'è da seguire un criterio. Sopra A uguale la radice di B. Sopra dove? No, lascia stare. È fine del esercizio. Va bene? Ora proviamo a fare un altro. Questi sono esercizi che dovete solo fare. Non c'è niente di difficile. È una procedura con la forma davanti. Ho da inquadrare la persona. So chi è, ma ho da inquadrare. Io faccio. Ci siamo? Allora, qui mi dà l'induttanza e la frequenza. Quindi cosa dobbiamo determinare? Dobbiamo determinare il coefficiente di induttanza, il famoso XL, va bene? Ok? Dobbiamo determinare questo, attraverso questo poi determiniamo Z che è uguale a XL, ok? Ci siamo? Vi ricordate a cosa è uguale XL? XL è a 2 pi greco per frequenza per 2, mi sembra. Per omega. Per omega. Mi sembra sia per omega. No, per 2 pi greco, non me la ricordo. Per L, scusa. Non mi ricordo se è uno su o su così, bisogna lo ricordare. No, era per L. È così? Quindi sostituisco 2 pi greco, la frequenza ce l'ho e l'L ce l'ho. Ovviamente poi devo riportare da milli alla H normale. Va bene? Quindi è 6.28 per 200 per 4 fa 5.024, quindi porto 5.024 H, cioè divido tutto per 1000, va bene? Perché è milli H, lo voglio suare in H, va bene? A questo punto c'ho lo Z che è uguale a 5.024. Ora, quando io scrivo la formula di Z, Z com'è? 5.024 per E, ma E cosa crea l'induttanza nel circuito? Vi ricordate quando si è fatto? Prendiamo un attimo gli appunti. Eccola qua, vedete? Il carico induttivo è sfasato di 90 gradi rispetto all'asse delle X. Chiaro? Va bene? Quindi posso scrivere che Z è 5.024 e 90 gradi 6. Mi torna? E rappresento l'induttanza che si trova sull'asse J. E questo è 90 gradi, va bene? A questo punto riparto come prima. Posso mettere la I nella forma esponenziale, che è 20 e
di meno 30 J, chiaro? V è uguale Z per I, e quindi ho 20 per 5, 0, 24, che fa circa 100, per E, meno 30, meno 30 più 90 fa 60 J. Ritorna? Questo sarebbe, giusto per scriverlo, 20 E meno 30 J per 5,024 per E 90 J. E questo fa appunto 100 E 60 J. Messo nella forma sinusoidale è uguale a 100 seno di omega T più 60 gradi. Ovvero la corrente si trova sfasata di 90 gradi rispetto alla tensione, ovvero nella rappresentazione cartesiana corrente e tensione, qui c'è la I e qui c'è la V, e questo è un angolo di 90 come l'induttanza genera. Mi torna? Questo è 30 gradi né meno, e questo è 60 gradi. Mi torna? Ovviamente di lunghezza diversa. Una è 100, un segmento è lungo 20, cioè è più corto. Ok? Ritorna?